Nel Vangelo di oggi troviamo un intreccio di riflessioni molto importanti, molto significative, sia sul piano spirituale sia per le loro potenziali suggestioni educative. Ci limiteremo a raccoglierne qualcuna perché naturalmente la ricchezza del testo è veramente notevole, veramente consistente. La prima suggestione. Da un lato Gesù rassicura i suoi discepoli. Io non sono venuto per abolire la legge e i profeti, ma per dare compimento. Non toglierò nemmeno una virgola, nemmeno uno iota. Però dare compimento significa aiutare ad una comprensione più profonda che viene espressa attraverso questa serie ripetuta di coordinate, no? Di proposizioni coordinate. Avete inteso che fu detto? Ma io vi dico, ecco, vedete l'avversativa che in qualche modo dà luce al cammino di approfondimento che è richiesto. Ecco allora come Gesù in questo modo si comporta, così come dovrebbe comportarsi anche il maestro umano, perché da un lato fa vedere la continuità con il cammino di apprendimento, con il cammino di ricerca, con il cammino formativo che gli studenti hanno già fatto. Non sono venuto ad abolire nulla. Le consapevolezze forti, le consapevolezze vere, le consapevolezze buone, cioè quello che ti porti dentro nel tuo cammino formativo, sappi che ci potrai sempre contare, ci puoi ancora contare. Però, ma io vi dico, c'è sempre la possibilità di capire meglio, di fare un passo avanti, di aggiungere una consapevolezza che prima non c'era. Tutto questo però all'interno di una relazione positiva. C'è un passaggio, sempre nel Vangelo di oggi, che in qualche modo ritengo suggestivo per descrivere la qualità della relazione educativa. Dice, ma se ti accorgi che stai per andare a portare il tuo dono all'altare e ti rendi conto di avere un problema con un tuo fratello, prima vai, riconciliati e poi porta il tuo dono. Ecco, in fondo, il dono che l'insegnante porta è un dono di cultura, un dono di riflessione, un dono di tipo educativo. L'altare su cui lo portiamo è il terreno sacro dell'interiorità dei nostri allievi. Se nel momento in cui entriamo in questo terreno sacro ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che ci divide, qualcosa che renderà l'ascolto difficile e arido per l'allievo, prima di tutto sciogliamo il nodo relazionale e poi entriamo a portare il nostro dono formativo alle persone che ci sono affidate.